Al Liguori di Torre del Greco si affrontano Turris e Latina, due squadre in difficoltà, soprattutto la Turris che non vince dal 16 ottobre scorso, 3-2 sul campo del Potenza. Latina, reduce dalla sconfitta in casa contro il Sorrento e che cerca punti per consolidare il suo piazzamento in zona playoff. Primo tempo ad alta, altissima intensità, il primo pallone è per il Latina che inizia forte la partita già dai primi minuti con Riccardi in grande spolvero. La prima occasione però è per Giannone che si sposta il pallone sul mancino e calcia, risponde Cardinali che allunga in calcio d'angolo. Ancora Turris in avanti, manovra sulla sinistra, conclusione verso la porta di Cardinali che però la controlla e la guarda uscire sul fondo. Si fa vedere in avanti anche il Latina con Riccardi che aggancia al limite e calcia, pallone semplice, facile per Fasolino che si distende e blocca il pallone. Primo tentativo verso la porta di Riccardi, prove generali perché al minuto 26 trova il gol dell'1-0, contropiede del Latina e primo gol in questo campionato per Alessio Riccardi. Assist di Del Sole e 1-0 del Latina, fanno festa i tifosi arrivati dal Lazio. Pallone a rimorchio e destro preciso alla destra di Fasolino che si allunga ma non può arrivarci. Minuto 38, ancora in avanti il Latina, pallone in profondità, semplice però il compito di Fasolino che esce e fa suo il pallone. 3 minuti di recupero, ricchi di emozioni, si aprono con questo tentativo di Burgio. Ottima la risposta di Cardinali che protegge il suo palo. Minuto 47, si libera Franco che calcia col mancino. Si allunga ancora Cardinali che esulta e mette in corner. Al 48 Ercolano se la sposta sul destro, davanti a Fasolino calcia. Ottimo l'intervento del portiere della Turris che evita il gol dell'ex di Ercolano e poi si ripete poco dopo sul cross dalla destra di Del Sole, opponendosi come può. Inizio di secondo tempo a forti tinte Turris con il gol del pareggio che arriva con Francesco De Felice, gol numero 2 del suo campionato e pareggio immediato della Turris che inizia il secondo tempo molto più concentrata rispetto a Latina. Entra in area di rigore De Felice, ottimo il destro incrociato, non può arrivarci Cardinali. Minuto 66, insiste la Turris, cross alla destra, facile l'uscita di Cardinali, finale convulso, la più grande occasione ce l'ha il Latina con Fella che si appoggia per Iallo che da due passi trova il salvataggio sulla linea, poi ancora Fella e pallone che finisce di pochissimo al lato. Dopo una gran confusione in area di rigore viene anche ammonito Fasolino che voleva una carica ai suoi danni. Dopo 6 minuti di recupero finisce 1-1 tra Turris e Latina.